Buonanotte, buonasera e benvenuti a questa 13ª puntata di Phoenix Point, numero fortunato. Era un po' di tempo che non registravo più una puntata di Phoenix Point e devo ammettere che un po' mi mancava. Nel frattempo è uscita un nuovo aggiornamento che dovrebbe essere l'ultimo, che ha sbloccato la possibilità di mettere delle mod e di fare delle campagne custom. Noi siamo già nel mezzo di una campagna, quindi o ricominciamo tutto o niente, quindi vedremo. Le mod custom non so se sono compatibili con la mia versione, che è quella acquistata su GOG, dovrebbero essere Steam Workshop, vedremo. Nel frattempo, dove eravamo rimasti? Non mi ricordo più. Ma essere autosave o ricominciare qui? Ricominciare qui. Non mi ricordo più un accidente di niente. So solo che mi sono messo come obiettivo di andare a esplorare un po' di più l'America e magari tentare la missione della quarta DLC, che è lì da un tempo immemore e si meriterebbe di essere risolta. Dobbiamo andare a conquistare l'America del Nord, l'America del Sud e puntare all'Antartide, dove ci sarà sicuramente una missione importante per la storia. E per andare all'Antartide dobbiamo passare per forza dall'Argentina. Ah, quindi noi adesso siamo qui, abbiamo una bella, un bello scavenger site che può essere utile. Poi, qui abbiamo un berserk che ha bisogno di una pompata. Il nostro ladro, che è messo bene ma non benissimo. Voi dove state andando? A fare scavenging di là? Ma no, ma andate di qua a fare scavenging. E basta così. Stiamo costruendo altre attrezzi da fare intercettamento. Non abbiamo materiale. Vabbè, ci sarà un motivo per cui ho iniziato questa cosa. Stiamo ricercando Pandoran Evolution, che mi serve per la evoluzione della storia. Potremmo fare un reverse engineering della pistola, non costa tantissimo e ci dà un po' di... ci dà la possibilità di avere una pistola leggermente più forte della nostra. Mi sembra maggior range effettivo, che può essere utile per i cecchini e per i berserker. Autopsia di Mirmidoni. Tiamat Development. Questo da sblocca la possibilità di mettere delle armi sul Tiamat. Bionic Technology costa ancora troppo. Questa è la prima DLC, mi sto pentendo di averla messa. Manufacturing, stiamo costruendo quella roba là e non ho ancora capito perché. Siamo al 93% della popolazione, quindi bene o non benissimo. Possiamo prendere ancora due aerei, abbiamo un veicolo e abbiamo 16 soldati, dovremmo recuperarne ancora un po'. Allora, possiamo reclutare qualcuno. Abbiamo un cecchino con Sniperist. Mi fa diminuire la willpower, non mi piace tantissimo, però lo metto, il danno è carino. Quarterback non mi serve a niente. Strongman mi dà heavy weapon proficiency, quindi un cecchino con le armi pesanti. Suona strano. Questo suona ancora più strano con Reckless. Uno 10% accuracy. La mounted weapon potrebbe tirare fuori un cecchino interessante, eh? Che questo si mette sulla cima e bombarda gli altri. Italotti. Ah, una cosa. Il personale qui è a vostra disposizione. Se avete voglia di entrare a far parte della mia squadra, basta che mi mandate un messaggio o un commento e vi recluto più che volentieri. Abbiamo sempre bisogno di utilissima carne da cannone di nuovi volontari. Guarda qua, questo è già bello che è a posto. E come armatura? Dobbiamo fargli i pantaloni. A parte che è dell'armatura terribile. Possiamo mettergli il elmetto golem, che diminuisce l'accuracy.
Per ora, a parte le braghe, ma io posso mutarlo? No, questo è ancora troppo. Questo è interessante. Però dobbiamo andare a catturare alieni. Nitalotti potrebbe essere il primo che muto apposta. Allora. Ah, ecco perché. C'era un overrun. Ecco perché questi stanno andando di là. Come siamo messi a diplomazia? Più o meno amici con discepoli di Anu. Questi non gli stiamo troppo sulle balle. New Jericho gli stiamo sulle balle un sacco. Vabbè, allora facciamo per prima cosa la scavenging mission, no? Oh, vedete, per esempio, tra Okramoth e Toby J sono due che hanno deciso di entrare nella mia squadra, li adoro per questo. Okramoth ha anche New Riser, che potrebbe essere interessante. Tappeto Keishan è un altro nome che è a disposizione, anche se mi fa molto ridere. Malena Rodriguez, la nostra martellatrice. Rooster, un altro New Riser. Toby J. Va bene così. Ha ancora 16 punti che posso impiegare. Un periodo più veloce, va. Tutti gli altri sono a posto. Andiamo! E vediamo un po' quanto ci mazzoleranno. Quanto è profonda la tana del bianconiglio. Scusate. Spiega ancora facendo i danni virali che avevo già spiegato in un video precedente, andatevelo a recuperare, sembra che sia, non mi ricordo più, quando c'era il mio caro Dan Cricket. Allora, abbiamo già la vista su un nemico che è una torre che dà la mist, quindi questo potrebbe essere uno dei primi. Andiamo a prendere Toby, se è il nostro sprinter. Qua ce ne abbiamo un altro che è buono. Sono sparpagliati, eh. Questi più lontani, qua deve andarci un assalto e qua un buon Toby. Qua ne abbiamo uno qua sotto, che potrebbe essere... questo lo va a prendere qualche cecchino. E anche questo qua pure, forse. Questo è un altro assalto. Dobbiamo sparpagliare la squadra, non mi piace però... La cosa migliore da fare. Quanti cecchini ho? Ho solo tappeto Keishan. Perfetto. Tappeto. Non va su neanche a pregarlo. Magari se lo prego sì. Però potremmo andare su di qua, va. Fai così. Vedi qua. Cos'è qua? Materiali, ne abbiamo un disperato bisogno. Questo è utile, questi sono utili. Tu sei già appesantito. Molto bene. No, abbiamo Citizen Aileen. Che è l'altro cecchino. Che però non può salire la scala in questo momento. Mettiti di qua. Non abbiamo ancora fatto... Questo cos'è? Un footpad con il mitra. Non buono perché lì vicino una cassa. Allora, prendo questo. E per ora va bene così. Un cricket. No, Toby J. Non è nerfata la possibilità di saltare. Vai fin qui, balzellone, balzellone. Prossimo turno salti in aria. Salti di là.
Intanto potresti sprintare verso quello. Pushing on. Potrei tentare di aggirarlo il footpad, però è già abbastanza lontano. Quindi no, non ne vale la pena, mettiamoci qua dietro. Possiamo metterci però in Overwatch se si avvicina troppo. I'll keep my eyes open. Quei rumori di digestione sono proprio fastidiosissimi. Possiamo tentare un dash per prendere quel modulo. Perché abbiamo più o meno puntato su tutto. Questo è proprio distaccato e per far per pushing fatti on. Suoi. Adesso scoprirai che c'è un bestio super pesante che lo protegge e siamo fregati tutti. Vai. Invece no. Abbiamo recuperato una cassa di tech. Tutto il resto ci interessa relativamente. Lo prendiamo, poi lo dovremo smaltire. Rimane solo la nostra Malena Rodriguez. Devo prendere già questa cassa qua. Spawn qua, speriamo di non pagarla troppo questa cosa. Quella torre deve morire male. Che si può fare a gratis. Cavolo, questa è la pistola, questo è un altro. Un martello. Mi sono voluto un martello malissimo. Eccola il mio bidone. Vai, Okra! Ecco le danze. Target hit. Bam! Non male. Non male questo turno. Allora, devo poi intanto restituire il favore al tizio. E dargli una bella ammazzata di quelle. Non bash. Strike. Non l'ammazzi però. Ecco, mi fai malissimo. Adesso con gli hit point ridotti non può fare più un tubo di nulla. Vai a prendere questa. Che è una cassa molto ricca di materia. Il resto mi interessa poco. Lascio qua il feeder. Non serve a niente. Non mi ricordo più se avevamo completato il... Come si chiama? Centro di detenzione di queste cose qua, non mi ricordo più. Tanto tu muoviti in avanti che un aiuto serve sempre. Advancing. Citizen Eileen. Per il tuo materiali, materiali. Questo secondo me è bello cicciotto. Questo per me. E magari quasi quasi tira, apriamo le danze. Non si può fare, non si può fare, maledizione. Se non hai
il bersaglio in vista da nessuna parte, te. Perché puoi sparare contro quel mirmidone. Vabbè, non è un colpo gratis. Pessimo, pessimo, pessimo. Il primo che si avvicina, soprattutto se è un mirmidone, è un mirmidone. Certo, dove puoi arrivare? Sì, bene, bene. Watch out, I'm moving in. Fai tappeto. Fammi vedere quello che puoi fare. Per ricaricare il point, il tappeto, non è finito. Mettiti in Overwatch. E magari con il tizio lì, spenna, tenta di muoversi, me lo fai sapere, grazie. Oh, Grammoth! Io ti sposto di qua per tentare di catturarlo. A parte che io non mi ricordo più se posso catturarli o meno, perché non mi ricordo se il centro di detenzione è finito oppure no. Cosa che vedrò a fine missione immediatamente. Male per niente. Ho bleeding 10. Regeneration. Questo si ripiglia tutto quello che ha. Vado per fare un'altra scarica. Target down. Sì. Ah, questo è cross class. Bene, bene. Questo è molto interessante, però. Quella torre deve morire. Brutto, brutta cosa, brutta cosa, brutta cosa. Ma scusami, non gli ha sparato? Tutti contro Okramoth. Okramoth è il bersaglio. Ho capito che le IA continuano a puntare su un unico bersaglio, che quindi va protetto. Se gli stacchi il torso, ce lo possiamo portare anche a casa. Ma che dico? Posso provarci con Okramoth. Quanto ha? 8? 16? Bene, adesso sono sicuro che si parla di te. Tu piazzati qua. E coprimi Okramoth. Il primo ciccio che vedi che arriva cerca di fargli del male. Area covered. Esatto, lo fai secco. Tu hai una vista su quello lì. Vai! Quando imparerò a fare prima? Finger on the trigger. Aspetta, hai una mira veramente terribile. Darmi giù con questo. Altrimenti tentiamo balzelloni di arrivare qua. Using. Qualcosa c'è di gustoso? Questo molto gustoso. Questo buono. Il resto non mi serve. Malena Rodriguez. Andare qua e dargli una bella martellata. Usare l'anticamera. Vai. Oh,
Yeah. Oh, qua gli stacco tutta l'armatura, le radici, vai. Questo l'ammazzo. Molto bene, molto molto bene. Ritorno nel gruppo. Abbiamo solo un mirmidone che non abbiamo visto che cosa ho intenzione di fare. Ma ho paura che voglia dire Okramoth. Area covered. Sapevo io. Sapevo anche che lo cannava. Tu cerca di prenderlo. Molto molto bene. L'altro mirmidone è troppo paralizzato. Beh, Okramoth, portiamo a cercare anche l'altro. Se si può. Benissimo, benissimo. Dovremmo aver preso tutte le casse, quindi ci riavviciniamo a casa di Ciabetta. Riposizioniamoci. Tappeto, hai dato il peggio di te. Veramente non so come potevi. Cos'altro potevi sbagliare in questa missione. Moving. Ma ti vogliamo bene, ti salviamo per la prossima missione, dai. Impara solamente a mirare, possibilmente. I'm listening. Beh, altri materiali non ci servono. Le casse le abbiamo prese tutte, quindi evacuiamo. I was born ready. No, was born ready. I'm going in. Scusate un pochino di tosse. Ok. Manchi solo tu. Ecco di sopra, così recuperiamo un po' di waypoint a tutti, che non si sa mai. Waypoint. E poi ti butti giù come fossi una bambola. Abbiamo un mirmidone da qualche parte. Ah, penso solo quelli paralizzati. Bene. Vediamo se riusciamo a evacuare tutti in questo turno. Ready to roll. Questi materiali, se riusciamo, andiamo ad attivare una nuova base. Watch out, I'm moving in. Toby, ce la fai anche tu. Dovremmo farcela tutti. Sì, tu vai via direttamente. Moving fast. Bene, abbiamo finito. Missione conclusa, ci siamo portati a casa un po' di roba. Vediamo un po'. Malena fa il level up, molto bene. Allora.
Allora, vediamo un po'. Damage generator. 900 materiali. 300 tech. Ne è valsa la pena. Build a containment facility in your base. Quindi non ci abbiamo... Non abbiamo ancora fatto il tempo. Qua come siamo messo? L'altro training facility in costruzione. Va bene. Storage. 15 ore. A medical base a Phoenix Omega. Va la spesa. 29. Research lab under repair. Molto bene. R&D 7. Primary energy rever. Ora dobbiamo andare a sbloccare. Dobbiamo sbloccare questa. Poi da lì scandagliare tutto per andare a prenderci questa qua. Prisoner of Ice. In più è in mezzo alla mist, quindi... Living Quarters. Recuperiamo la stamina. Il resto mi interessa poco. Beh, forse una... non si può fare niente. E abbiamo risolto il problema. Manufacturing. Abbiamo bisogno di pantaloni per quel tizio là. No, abbiamo bisogno di mutagen. Ho bisogno di un po' di roba di in giro. Malena, cosa possiamo fare qua? Oh, double class. Self defense specialist. Più 10% damage, più 10% accuracy. E anche maggiore hitting range. A te posso fare... Non posso fare ancora il cross class, perché non ne ho abbastanza. Oppure me ne sbatto e faccio fare il cross class lo stesso, perché mi serve dash. La sì. Serve più dash. Quindi soul training. Speso l'ira di Dio. Però ne sicuro ne valsa la fortuna pena. E tu sei messo bene. Devo dare un cecchino o uno strongman? Allora dobbiamo una pompata a questo, che va sempre bene. Il Belin, che non so che dove siamo. Ah, Manticore 5. Anche tu come armatura sei messo benissimo, adesso dobbiamo usare la quella pretoriana. Ah, tanto te possiamo fare che scrap così. Costruirti una... Ah, intanto dobbiamo costruire i pantaloni per quello là. Il mio tegene è ancora lontano, quindi dobbiamo fare... Oh, il Banshee. Il Banshee. Mentre per... Visto che abbiamo appena visto, gli servono dei pantaloni. Non posso farne neanche uno. No, gli serve qualcosa al posto della Praetorian Armor, ma non me lo posso permettere adesso. Serve più roba. Manticore 5 è messa bene, dai.
per un quarto. Team Bravo. Mi dà sempre anche questo ottime soddisfazioni. Andare già sul Manticore, tanto. Allora. Un po' di riparazione. New Jericho's attitude un po' migliorata. Possiamo anche riparare le strutture in costruzione. Bene, ma non ce n'è abbastanza. Ma l'unico che sta esplorando questo? Ah no, tu non stai facendo un tubo. Ah, tra l'altro, The Gift. Vai verso questo, va. Va bene, grazie Dr. Ken. C'è bisogno ancora di pantaloni. Si può bloccare un aereo per dei pantaloni? Active Pandoran Flyers. The Gift comunque si sta un po' avvicinando. Adesso ho capito, mi serve qualcun altro che fermi queste minacce. Oh bene, abbiamo finito. Ora possiamo iniziare a catturare i pandorani maledetti. The Mattock. Dobbiamo prendere The Mattock. Abbiamo costruito un Orochi. Manca il modulo di evasione. Ci manca. Research complete. Molto bene. Overrun. The Forsaken. Abbiamo. Andiamo a trovare i Forsaken. Poi mandiamoli a riposare perché questi non ci vanno. Parte Okramoth. Tutti gli item verranno recuperati. Molto bene. Forsaken sono una fazione nascosta, diciamo dei degenerati da discepoli di Anu, quindi sono personaggi che hanno tutte le parti del corpo mutate, quindi sono praticamente più umani. E come vedremo, se muti tutto il corpo e non lasci neanche un pezzetto di umano, dai fuori di matto, che sia perché ti tramuti in una macchina o perché ti tramuti in un mutato. E la gente da fuori. At least, allora, secure the area, at least one scientist must survive. E questo è New Jericho. Ready, willing and able. Allora, tappeto. Tappeto e l'altro ciocchino devono arrampicarsi qua di sopra. E voi, per favore. Per favore, fate in modo tale che la prossima volta vi muovete leggermente di più, perché siete proprio dei culi pesanti, ma pesanti in un modo. Allora, intanto, Final Essay, la nostra torretta.
Abbiamo un priest. Due priest. I priest sono molto carini da avere, perché danno bonus a tutta la squadra. Tipo uno dei primi priest da... come si chiama? Da dei bonus tipo... Vai più veloce per tot turni. Capitemi. Hanno delle armi virali che non fanno male, ma fanno male allo spirito. Fanno male al corpo, ma allo spirito sì. L'altro invece è un martellone che penso sia abbastanza esplicito che cosa possa fare. Allora, tu potresti sprintare di qua e cercare di entrare nella struttura. I can see them. Enemy spotted. Adesso un assalto. Che ha un bello schioppo. Allora, tu hai bisogno di un aiuto. Malena. Vai. Beh, Malena può avere anche il fucile a pompa invece che questo. Mentre dovrebbe fare un pelino più male. Ripeto, di qua. Vediamo cosa fa. Enemy spotted. Enemy spot. Oddio. Questo ha visto uno scienziato. Meno male che il loro schioppo ha una precisione terribile. Però questi sono belli coriaci, e da mandar giù non sono facili. Devo mandarli giù da lontano, il più possibile. Questo berserk sarà duro da fermare. Allora. Ready for action. Hanno un bel... sono dei bei bersagli grossi, però da qua non riesco a... Soprattutto tu che spari dalla... cintola. Ti direi, mettiti di qua, spara una scarica e poi vattene via. Preparing to fire. Se riesci a staccargli la testa. Scappa. Che questi fanno. Moving out. Non riesco a scappare di così, eh? Non riesco a colpirne nessuno. Sprecato. Perché di qua in Overwatch non riesco a beccare nessuno. Di coperti. Spostati di qua. Essere utile un armor breaking se lo vedessi da qualche parte. Sto maledetto. I'll keep my eyes open. I'll be right there. Aspetta, prima di usare, di sprecare lo becchi poco e nel punto in cui più armato. La più armatura. Sai che quando sale il tappeto è abbastanza inutile perché deve... Vabbè, ci proviamo. Il cecchino in alto è sempre utile. Alla fine. Oh,
visuale, sono uno scienziato. E posso andare a recuperare con Toby? Vai. Tanto tu scappa. Ah, qua ci sono una marea di nemici dentro. O meglio, nemici. Si sente qualcosa. Repositioning. Va bene. Proviamo. Ah, qua iniziano a sparare gli scienziati. Bene, sprecata. Salva. Sprecata. Poteva andarmi peggio. Molto bene, molto bene. Un Cristo senza testa è abbastanza inutile. Mi ha disabilitato le mosse speciali che può fare il buon Acromat. Comes online. Ancora sparare quello là, eh. Proviamoci. Arma crack. Oh. Per staccargli la testa. Vorrei rompergli l'iconoclast. In quel caso lì non potrebbe più fare niente. È stata una scelta pessima. Gotta keep going. Targeting. Questi sono belli coriacei, eh? Da tirare giù bisogna sparargli un po' di volte, soprattutto con un'arma che non ha, non può toccare l'armatura. Gotcha. Acromat. I'm prepared. Serve Acromat prima che impazzisca. Due well point, ne ha 12, ne rosicchieranno ancora qualcuno. Tu devi spostarti in avanti, se no non ti, non riesci a beccare neanche uno. L'altro berserker è entrato dentro, un problema. Vai qua, vediamo cosa succede. There. I'm on the move. Target located. Dietro la padella.
prendere qualche altro scienziato. Sprinting. Perché non mi dai mai malena come... Vai. Devo fare armor break, eh? Malena si prenderà una schioppettata. Immunità al dash. No, non ce l'ha più. Moving. Salta fuori da là, facciamo secco. Se salta fuori di qua, salta fuori di qua, sicuro. Vai. Infatti salta fuori di là. Oh! Questa è una brutta. Lo so. Allora, abbiamo due concetti malissimo. Tu devi andare qua e sanare subito il povero Okramoth perché è messo malissimo. Non gli curerà il panico. Hai visuale su qualcuno? No. Adesso ci provano. Spara. What's needed? Sure. Dai, dai, dai. Ammazzalo. Brava Malena. Tappeto. È la tua ora di splendere. Non so perché l'ho fatto. Tutte le volte che non lo facevo me ne pettivo. Ho visto troppi film di Bud Spencer per queste cose. Vai! Targeting. Fagli ancora male. Ti fai male, non ti dica. I'm here. Pushing on. Toby. E qua? Non puoi sparare a nessuno, eh? Mi serve un action point. Cari qua. Got to be quick. Fai.
piuttosto che niente. Ero impanicato, vabbè. Mind controlled. Enemy hit. Quindi la cosa che dobbiamo fare è ammazzare questo qua che controlla il povero Okramoth. Okramoth, questo fatto che decidi di cambiare team così senza avvisarmi non mi è piaciuto, eh? Prossima volta avvisami. Mo cerchiamo di liberarti. Comes online. Tanto se mi stacco un braccio c'è l'altro. Mi stacco una gamba. Il torso è abbastanza utile. Poi va in giro col martellone, non mi risolve altro. Vai! Tra infected by virus. Troppo poco. Targeting. Ma no, no, Okramoth, grazie. Questo maledetto. Is that really the best they can do? Bentornato a casa, Okramoth. Sì, ti ero impanicato, ma per stavolta ti perdoniamo. Tappeto. È una mossa un po' troppo rischiosa. Non puoi cadere lì, no? E i due dash li riesce a fare. Intanto lo ammorbidisci un po'. Yeah. Ho consumato tutto il consumabile. E abbiamo finito la missione. Pochissima esperienza tutti, però. Vediamo che è successo. Questo era un centro di ricerca di New Jericho, quindi stiamo diventando ancora più amicici con loro. Vedremo, vedremo. New research available. Ah, no, non ho capito. Mi ha dato basic bionic technology. Ok. Siamo a reverse engineering del Redeemer che non mi serve. Ricerca non mi serve un tubo, però forse il granito lancio. Allora, extreme focus, ancora 10 punti che vanno bene qua. Vanita, o come ti chiami, ti chiamerà in futuro Nathan Rosenfire. Non penso ci troppo.
If alla prossima. Tu hai un po' di roba che potrebbe essere interessante. Armor break innanzitutto. Un po' più di velocità. Un po' più di spirito. Bobby. Abbiamo compensato tutto il malus che ha lui come stealth. Anzi, ne abbiamo guadagnato. Abbiamo guadagnato pure un po' di velocità. Grande Toby. Non si che sei un grande. Potrebbe essere in ogni caso. Anche se vuol dire che devi andare un po' troppo vicino. Sumeral Memorial Base. Archaeology Lab devo fare. Più Archaeology Lab fate, meno le sonde costeranno. E avranno bisogno di un sacco di sonde, ma un sacco proprio. Voi mi sa che avete bisogno di riposarvi. Bravo, che esplora. Allora, tu che sei il ladro, è tempo che fai la missione. Secure di armadillo. The Mattock. The Mattock. The Mattock. Datemi per favore i pantaloni così li mandiamo in missione. Non so che da che parte devo schierarmi, ma sicuramente dalla parte del sono cose che mi interessano. Prisoner of Ice mi serve ancora. Dovete tornare alla base. Abbiamo due che hanno livellato molto bene. Quick aim, senza neanche pensarci. C'è ancora l'armatura base. Malus ti dà velocità meno 1. Fai uno stealth meno. Porca miseria. Un cecchino lo stealth serve. Non c'è, non puoi neanche diventare ladro. Biochemist. Dovrebbe essere il biochemist del gruppo. Killian. Già allora che lo faccio che ha non è che sia. Fa paura. Però così fa ancora più paura. Ah, possiamo costruire il Tiamat. Bella idea del cavolo. Cazzo, non so che armi mi dà, ma nel caso. Allora, un attimo. Sì, ma fermatevi un attimo, cioè. Citizen Aileen ha bisogno di ricaricare la pistola. Tanto loro si stanno risanando e ripigliando di stamina.
Manticore 5, solo bisogno di lei che si metta i pantaloni. Per favore, mettiti su dei pantaloni. Zuppina. Per favore, sono i colori che mi fanno a pugni. Body armor. Sì, mi serve. Impostiamo la prossima missione e ci salutiamo che è già tardissimo. Allora abbiamo una missione. The Gift che si sta ripigliando. Voi! Qua abbiamo un secchio di armadillo. No, The Mattock. Secchio di armadillo. Che abbiamo delle missioni che ci portano fino a qui che non posso andare. Non posso andare. Però qua. Quarters, bene bene, medical bay, quindi voi potete già andare qua. Research complete. Ok, danno delle dei piccoli bonus. Quelli che stanno ricercando, questa è una cosa più utile. Proviamo con quello. La prossima volta iniziamo da The Mattock. Bene, ciao a tutti. Bene, ciao a tutti e ci vediamo la prossima puntata. Io sono Coach, mi raccomando, seguitemi, cliccate la campanella qua sotto, mettete mi piace, mi fate contento e potete avere l'occasione ogni volta che uscirà una nuova puntata di questa serie di avere la notifica e quindi di poterla seguire. Ciao a tutti!